Certo che ne dici di cazzate, però. No, così, vabbè, basta. Che bello, cosa mi fa ridere? Mi fa ridere, io sono un tifoso di calcio, uno svarione di un calciatore avversario. Mi fa ridere l'imprevisto, mi fa ridere quello che non mi aspetto. Infatti, tra l'altro, noi autori comici facciamo una vita veramente triste perché siamo abituati ai meccanismi comici, quindi prevediamo tutto. Io rido spessissimo e tanto, ma rido anche della gioia di vivere, cioè rido anche delle piccole cose. Mi fanno ridere, per esempio, mi fanno stare allegro le giornate di sole. Ah, tantissime cose mi fanno ridere, tantissime. Io non ho una preferenza, diciamo, di genere nella comicità. A me fa ridere tutto quello che è fatto come si deve, quindi che è fatto con qualità e che è fatto con capacità e con talento. Le mie debolezze mi fanno molto ridere, però non davanti agli altri. Davanti agli altri soffro molto. Ecco, a me piacciono sia le stronzate, le battutine stupide, che quelle alte, fine. Insomma, non è che ho un... Posso ridere di una gag visiva, posso ridere di una cosa più costruita. La realtà, mi fa ridere molto la realtà e quindi chi sa raccontare questa cosa in chiave comica mi fa molto ridere. Infatti non a caso io sono amante dei monologhisti. Io rido per Totò da sempre e continuerò tutta la vita. E quella è la comicità più di pancia che conosco, perché prende proprio il mio intimo, la mia famiglia, i miei trascorsi, le mie radici, e forse perché la vedo fin da bambino. Fa ridere dalla buccia di banana su cui si scivola fino a un'argomentazione sulla storia, sulle battaglie greche. Non mi interessa tanto l'argomento. La cosa bella è che sia un argomento affrontato in maniera originale, quindi in questo caso divertente. Io sono, penso di essere bipolare, perché mi fanno ridere, diciamo, la comicità quella altissima da teatro, quella ricercata, quella dove devi star lì ad ascoltare ogni parola, perché se ti perdi un qualcosa non riesci a comprendere il discorso, per cui quella mi piace un sacco. Ma mi piace tantissimo anche la comicità quella bassa, proprio della mano sotto le ascelle, le scorreggette. Cioè io vivo questo bipolarismo, che poi è una cosa che mi porto dietro anche su altre cose, anche per la musica, è così. Tutto quello che mi sorprende, ovviamente con una dimensione comica, mi fa molto ridere il politicamente scorretto, però spiegando perché, perché in realtà è quella cosa che abbiamo dentro, no? E la cattiveria, cioè la comicità non può essere buona, la comicità fa sempre vittime. La cosa che mi fa più ridere, la comicità che mi fa più ridere è quella surreale, molto legata alla realtà e alla tradizione del cabaret milanese. Per capirci con chi è nato, per capirci. Però detto questo, non è che mi focalizzo soltanto su questo tipo di comicità, mi piacciono tutti i generi, da quelli più sofisticati a quelli più ciarlatano, barzellettieri, insomma. La comicità che mi fa più ridere è quella che mi sorprende, in un modo o nell'altro. Mi fa ridere, mi faccio ridere io moltissimo, contemporaneamente mi incazzo anche, per cui...